Ed ora iniziamo lo Yoga Nidra, rilassando il corpo, la mente, il respiro spontaneo ci aiuta a lasciare andare tutte le tensioni della giornata e a trasmutare ogni forma pensiero in pace e gioiosa armonia e gioia. Il respiro è spontaneo e ci rilassiamo sempre di più. L'attenzione è sul respiro e sorridiamo spontaneamente come una carezza a noi stessi, affidandoci al cuore di Madre Terra. Ed oggi entriamo nello Yoga Nidra dei sette colori dell'arcobaleno, dei sette chakra. Compiamo il primo passo visualizzando il colore rosso ed entriamo visualizzando questa energia che ci doccia color rosso, questo fascio di luce rossa. Dalla fontanella entra e ci purifica lavandoci dal capo, dal settimo chakra, al centro della fronte, scende piano piano al quinto, scende sulle spalle, le braccia e visualizziamo questo flusso energetico di colore rosso che lava tutte le nostre cellule, dal cuore agli organi interni, scende verso i polmoni, dalla zona clavicolare, tocca il plesso solare, pace interiore, scende sul secondo chakra ed arriva al chakra del radicamento, il Muladhara, radicandosi al cuore di Madre Terra. E arrivando questo flusso da Padre Cielo che unisce entrambi in un'armonia degli opposti. Ci radichiamo sempre nel qui ed ora, qualunque suono esterno o interno possiamo sentire. Tutto è divino e benedetto. Ed iniziamo a rilassare sempre di più il primo chakra, dal primo fascio di luce rossa. Le cellule ora sono presenti e rilassate e noi ci sentiamo sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Sorridiamo alle nostre cellule ed il sorriso, come una carezza, ci coccola e ci cura. Il respiro è spontaneo ed il corpo si rilassa sempre di più tra terra e cielo. Ed ora, con un secondo passo, pieno di presenza e consapevolezza, entriamo nel fascio di luce color arancio. Ci doccia, ci purifica, entrando dall'alto e scendendo giù sino al secondo chakra. Visualizziamo l'arancio sulla zona addominale che scende dalla fontanella per posizionarsi nel secondo chakra. Come un abbraccio, questo fascio di luce arancione ci aiuta e ci sostiene nell'energia e nella vitalità, nella forza d'animo, chiamato anche secondo cervello, con miliardi di neuroni, riusciamo a sentire la gioia e a ricontattare l'ascolto profondo di noi stessi,
Ascoltiamo ora i messaggi del nostro corpo. Sentiamo dove è rilassato e dove c'è qualche piccola contrazione o blocco. Lì poniamoci l'attenzione, il respiro. Visualizziamo l'arancio anche che risana quella parte, che cura e che la porta in perfetto stato di buona salute a sciogliere quella tensione e a risanarla sempre di più nel qui ed ora. Il secondo chakra ora è risanato e vivificato. Il suo colore è arancio. E noi ora e sempre ci poniamo in apertura di ascolto, con un cuore aperto, una mente sempre più aperta ed un sentire di pancia sempre più presente a noi stessi. Compiamo così il terzo passo nell'arcobaleno dei chakra colorati. E questa energia, sempre dalla fontanella, entra e rilassa tutto il corpo e l'apparato scheletrico per arrivare con questa luce, raggio di sole giallo e colore giallo, giallo oro, entra e si posiziona sul plesso solare, scende dal cuore e noi ritroviamo qui sull'altezza del diaframma e dello stomaco la vera pace. La pura pace. E sorridenti e solari, ci abbandoniamo sempre di più al flusso della vita ed accogliamo la vita sempre di più così com'è e non come ce l'aspettiamo o la vorremmo. Il chakra della pace interiore ora ci dona la pace gioiosa, ci dona la volontà e la forza, il vero potere di creare, di creazione. Tutto si rilassa, l'apparato digerente finalmente digerisce i bocconi salati o amari della vita, dolci e amari. Ed ora ci sentiamo sempre più leggeri, sempre più in pace con noi stessi e sempre più presenti, in contatto con il corpo ed il sentire. Il corpo ora è sempre più rilassato e noi compiamo con buona volontà il quarto passo in questo meraviglioso e lucente arcobaleno dei chakra colorato. E dalla fontanella entra questo fascio di luce verde ora, che torna e scende dal capo verso il cuore e risana il chakra del cuore, il cuore imperatore, sempre più vivace e lucente e pieno di puro amore. Il cuore lascia andare via il passato, cura le ferite del passato, la ferita dell'ingiustizia, la ferita dell'umiliazione, la ferita del rifiuto, la ferita dell'abbandono, la ferita del tradimento. Tutte e cinque le ferite vengono risanate ed il corpo in fase di rilassamento ripara ogni cosa e noi ci sentiamo sempre più felici, sempre più presenti, sempre più saggi e forti. Il cuore è risanato ed ora porta le virtù del coraggio, dell'entusiasmo, entos, collegamento al divino tra cielo e terra, e ci sentiamo integri, completi,
e sani, ogni giorno, sempre di più. E dalla paura, tutto ora è trasmutato nel coraggio di essere felici e di vivere felici, apprezzando il dono della vita nel qui ed ora. Sale questa energia ed ora compiamo il quinto passo, fossetta della gola. Le spalle si rilassano, sentiamo che non hanno più pesi, né del passato, né del presente, né del futuro. Tutto è leggero e le braccia anch'esse, come ali di farfalla, si lasciano andare, imparando l'armonia degli opposti, a dare e a ricevere con infinito amore. E prendere e dare diventano insieme un'unica cosa. I tendini si rilassano, la muscolatura si rilassa del corpo, gli organi interni si rilassano, si affidano tra cielo e terra e accogliamo l'amore infinito che noi siamo, arrivando al chakra del contatto con il cielo, il quinto chakra, il colore azzurro, azzurro cielo. Ed è il chakra della comunicazione che ora, con questo azzurro che entra dalla fontanella per arrivare alla gola, tiroide e paratiroidi, ci dona la virtù della comunicazione gentile, della comunicazione equilibrata, sincera, onesta, vera. E ritroviamo tra cielo e terra il contatto con noi stessi, la virtù del sentirci liberi, di dire sì quando sentiremo di dire sì e di dire no quando sentiremo di dire no. Rilassiamo sempre di più questo chakra e trasmutiamo la comunicazione di fuoco in comunicazione di pace autorevole e gentile. Tutto è rilassato e risanato ed ora dalla fontanella, compiendo il sesto passo, entriamo nel chakra del perdono, la porta stretta dei maestri, e qui troviamo la vera consapevolezza di noi stessi, l'apertura alla conoscenza della vita e ci apriamo con il cuore e la mente a lasciare andare consapevolmente il nostro passato, senza più ancoraggi verso il basso ed un vortice che ci porta via dalla nostra verità. Nel qui ed ora ci ancoriamo al vero, al benessere, all'essere bene con se stessi, con la vita e con gli altri, poiché tutto è uno. E allora scegliamo nel qui ed ora di essere felici, non di avere ragione, e scegliamo di darci questo dono, perdono, un dono per noi. Così abbracciamo il nostro dolore del passato, le nostre ferite, le respiriamo, le contattiamo e poi, con un sorriso, le lasciamo andare. E questo colore viola che visualizziamo che entra dalla fontanella e fuoriesce dal terzo occhio, centro della fronte, visualizziamo il colore viola che proprio qui fuoriesce e si apre e dona a tutti la libertà di essere noi stessi, puri e liberi, liberi e puri. E sempre più rilassati, ora compiamo il settimo passo per arrivare con un colore indaco ed un fior di loto che si apre sul chakra della corona, sulla fontanella. E questi sette colori si riflettono sul fior di loto e portano le virtù. Non fummo fatti per vivere come bruti,
per portare virtù. E qui abbiamo ora tutte le virtù dell'essere, di ciò che siamo realmente. E come alchimisti trasmutiamo il piombo in oro ed ogni lezione d'amore in opportunità di crescita positiva. Ed ora siamo principi e regine di un mondo assai lontano che nel presente cerchiamo di ricordare chi realmente siamo e da anima nobile che siamo. Visualizziamo questi 7 colori che diventano luce bianca, unendosi nell'uno e tornando alla fonte che ha creato tutto. Il corpo è completamente ora risanato e rilassato. Rilasciamo anche gli ultimi rimasugli di tossine, di forme pensiero che galoppano e scimmieggiano. Lasciamole andare ed osserviamole con sano distacco. E torniamo sempre nel focalizzarci sul respiro, nel potere dell'adesso. Il corpo completamente rilassato e risanato si risveglierà dallo yoga nidra al conteggio dal 3 al numero 1. E dal numero 1 ci risveglieremo in perfetto stato di buona salute, sentendoci sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, in tutta forma e di tutta maniera, con una salute perfetta. 3. Abbiamo scelto di aprirci con fiducia alla vita e di accogliere ciò che arriva come dono dalla vita, con gioia e libertà di essere, incondizionata. 2. Ci apriamo al bene, poiché in un percorso di consapevolezza, davanti a noi c'è solo il bene, ora e sempre. E al numero 1, iniziamo così il risveglio dallo yoga nidra, dolce e gentile, al numero 1, scegliamo la gioia e la doniamo a tutto e a tutti con infinito amore. Ed iniziamo così il risveglio dallo yoga nidra. Iniziamo piano piano a massaggiare con i polpastrelli le nostre palpebre. Dentro di noi diciamo la frase mantra di guarigione, metodo Bates, con questa digitopressione: vedo bene, vedo chiaro. Inspiro addominale e sorrido, paresi facciale, metodo Duchenne. Ed espiro e sorrido, svuoto l'addome e sorrido. Lungo, lento e profondo il respiro. Altre 2 ispirazioni lunghe, lente e profonde. Sorrido. Inspiro, sorrido, espiro. Terzo ed ultimo inspiro, sorrido, espiro, sorrido. Per chi è sdraiato in Shavasana nello yoga nidra, abbraccia le ginocchia al petto, oppure per chi è seduto nella posizione semplice incrociata come me, le abbraccia nel mantice supino, la fronte verso le ginocchia, inspiro, vado verso le ginocchia con la fronte, riempio l'addome e sorrido, espiro, svuoto l'addome dai canali nasali, espiro e rilasso le spalle e gli avambracci. Sorrido ancora, inspiro, fronte verso le ginocchia, espiro e rilascio e sorrido. Inspiro ancora, succo la fronte, espiro giù, rilasso. E quando rilasso, il capo si rilassa verso Madre Terra. Terzo ed ultimo, espiro ancora su con la fronte verso le ginocchia, mantice supino, sorridente, espiro e rilasso. Divarico le gambe e per chi potesse, basculo a sinistra e a destra con la colonna per massaggiare tutta la colonna, anche con il capo su Madre Terra, sorrido, inspiro a sinistra e massaggio tutta la colonna dalla zona lombare dorsale e dalla zona clavicolare dorsale, sorrido, inspiro e sorrido, espiro.
e poi lateralmente con l'aiuto dell'avambraccio mi riporto su col busto, mi riporto seduta nella posizione semplice dello yoga. Andiamo a sciogliere proprio le tensioni sulle spalle, inspiro, rotazione 3 volte, su, inspiro, sorrido, giù, espiro e sorrido. Inspiro, rotazione delle spalle che sciolgono le giunture e sorrido. Paresi facciale, vai Antonio, sorridi. Se non è semplice lungo le tese le gambe e se ti dovessero far male le ginocchia. E dall'altra parte, dietro in avanti, unisco, si baciano le clavicole e in avanti, le clavicole, scusatemi, le scapole, buonanotte, le clavicole hanno riso prima, in avanti, adesso le scapole ridono, in avanti, scendo, sorrido. Altre 2, inspiro, sorrido, dai canali nasali, espiro, sorrido. Ah, la colonna è sempre allungata, con il mento verso lo sterno, inspiro per la cervicale infiammata, da sinistra verso destra, espiro, sorrido a destra, inspiro, sorrido a sinistra. Ritroviamo la vera pace, la vera gioia. E dovunque io volga il mio sguardo ora, sento che c'è solo amore. Rotazione completa, 3 rotazioni, inspiro per chi potesse e non avesse problemi di cervicale, Anna, inspiro, se no Anna micro giri, proprio micro rotazioni, piccoli piccole con il mento, si possono fare, in avanti. E dall'altra parte, da destra verso sinistra, spalla destra, spalla sinistra, disegno con il mento un cerchio, inspiro. Sorrido, riempio l'addome, svuoto l'addome, espiro e sorrido. Torno al centro, su leggermente con il mento, scendo il mento verso lo sterno, espiro e rilasso. Rilasso proprio il respiro, rilasso, ecco, e adesso intreccio le dita dietro al capo, allungo, vedete, allungo tutta la cervicale, proprio ecco, la streccio. Inspiro su, apro i gomiti, sorrido a Padre Cielo, apro il cuore alla gioia, all'amore, espiro, mi rilasso e sorrido, svuoto l'addome. Inspiro, ancora, sorrido, allungo la colonna, espiro, si inarca la colonna, si allunga la cervicale. L'ultima, inspiro, sorrido, espiro, svuoto l'addome. Sorrido, sciolgo, 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 shakero le spalle, i palmi delle mani, sorrido in paresi facciale, sempre Antonio, mi raccomando che la paresi, fai finta di essere felice, grazie Antonio, qui facciamo tutti finta, bravi, bravi, bravo Gianluca, vai Laura, fate finta di essere felici, guarda Laura che spettacolo, brava, sembra vera, sembra veramente che sia felice. Strofiniamo i palmi delle mani, andiamo con il mudra degli angeli, il mudra qui sullo sterno, e andiamo ad ispirare, riempiamo l'addome cantando il mantra dell'Om per chiudere la sessione con gioia e gratitudine. Inspiro, ad Antonio gli è preso un bel colpo di risata, inspiro, riempio l'addome, non se l'aspettava, ho l'om della risata, dello yoga della risata. Laura, scoppio ritardato, va bene, inspiro. Ringraziamo la matrice divina, i maestri ascesi, ringraziamo le nostre menti ora luminose e purificate, i nostri cuori pieni di puro amore e con umiltà e gratitudine madre terra e tutti noi. Namaste amici del cuore, grazie.
Grazie Anna, grazie Laura, grazie Gianluca, grazie Laura, grazie Antonio, grazie amici del cuore. Grazie.